Ora noi possiamo vedere il tutto in termini grafici e quindi possiamo tornare indietro. Allora, quindi torniamo qualche slide indietro eccoci qua. Allora. Che cos'è questa? Questa DA è una retta. È una retta, questo è un coefficiente, è l'ordinata all'origine e questo è il coefficiente angolare. No, la DA in generale, questa DA, come la possiamo scrivere? Banalmente è Y uguale ad A più B per X. Bene? Dove qui noi mettiamo la nostra x, ma in termini, no, usando la notazione che abbiamo usato ora, evidentemente questa noi la possiamo scrivere proprio come la nostra, questo a possiamo scrivere che è c segnato più g più i. Quello che noi avevamo scritto come A grande. Poi che cosa possiamo scrivere? Più C per Y. Ok, questa era l'equazione con la quale abbiamo lavorato prima. Abbiamo che il reddito è dato dalla somma di una componente autonoma A più C, che più C, ovvero la propensione marginale al consumo, che moltiplica Y. Ok? Quindi questa è banalmente la nostra retta di A, dove la propensione marginale al consumo C misura dalla misura della inclinazione della curva, mentre A dà che cosa? Dà il valore di questa funzione quando y è uguale a 0, quando y è uguale a 0, che noi abbiamo messo qui il reddito, quando il reddito è uguale a 0, questa roba evidenziata in giallo è uguale ad a. Da qui capisco che sia che le cose insomma, sia difficile da seguirle perché c'è tutto un'inversione di termini, no? Perché noi quella che è la nostra x la mettiamo. Quindi quella che è la nostra x, noi in realtà la chiamiamo y. Ok? Quindi può confondervi, quindi dovete stare attenti. Diciamo distinguere tra la x minuscola, tra la x e la y che voi siete abituati a mettere sugli assi e queste lettere maiuscole. Va bene, questo è il primo passo. Quindi quello che noi abbiamo visto che questa curva, questa retta che qui viene chiamata di A, che è la domanda aggregata, è data da A, ovvero questa componente autonoma, più C, che moltiplica Y. Bene? Quindi questo è il primo passo. Ora torniamo proprio all'inizio di queste slide. Perché parliamo di quello che voi mi avete chiesto, quindi completiamo il modello. Porca miseria, ho sbagliato. Ecco, qui è abbastanza facile le cose. Allora, quindi abbiamo guardato un po' la matematica che c'è dietro questa equazione y uguale a c più i più i. Che cosa abbiamo detto? C più i più g, scusate, c più i più g, che cos'è? La domanda di beni e servizi da parte delle imprese e dei consumatori. Bene, però noi non abbiamo considerato, l'abbiamo solo accennato all'offerta. Abbiamo solo detto che cosa? Che le imprese
dato che i fattori produttivi non sono utilizzati appieno, siamo in una situazione di disoccupazione, siamo in una situazione di crisi, l'offerta può, si ipotizza, e anche questo vedete perché si parla di modello, si ipotizza che l'offerta possa soddisfare interamente la domanda sempre. Anche in questo caso l'offerta aggregata la possiamo chiamare appunto Y, che è la quantità di beni e servizi che un sistema economico è in grado di produrre in un determinato periodo. E quindi, come abbiamo visto in macroeconomia, dipende la produzione, dipende da N, da K e dallo stato della tecnologia. Possiamo scrivere appunto una funzione di produzione aggregata. A microeconomia l'avevamo scritta per la singola impresa. Il prodotto dipende dal capitale, dal lavoro, dalle risorse, da tutti i fattori produttivi e anche dallo stato della tecnologia T. Quindi questa è l'offerta aggregata che noi possiamo scrivere come Y uguale l'offerta aggregata, questo quando i fattori sono pienamente impiegati. E quindi questo Y è il livello potenziale. Scusate, quando i fattori sono pienamente impiegati, il prodotto Y è al suo livello massimo, se volete, no? Quando tutto il capitale disponibile, tutto il lavoro è impiegato, data una certa tecnologia, non si può andare oltre, si possono fare gli straordinari, eccetera, però. Ok, cosa facciamo? Abbiamo detto siamo nel breve periodo e immaginiamo che tutti questi fattori siano dati. E quindi abbiamo detto che le imprese offrono qualsiasi quantità di prodotto fino a quella massima consentita dagli impianti. Quindi possiamo scrivere che l'offerta Y uguale a Y, ovvero una funzione f di x. L'offerta quanto è? L'offerta è esattamente quello che viene domandata. Quando faremo la contabilità nazionale vi sarà molto chiaro il motivo per cui il reddito nazionale è esattamente uguale al prodotto. Allora noi cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere sulle asse delle Y la produzione, sull'asse delle X il reddito e possiamo tracciare una retta a 45 gradi, esattamente come quando f di X è uguale a X. Questo semplicemente ci dice che l'offerta, cioè che diciamo, le imprese possono produrre una qualsiasi quantità fino a quando non viene raggiunto il livello di reddito potenziale Y uguale a Y stella, alla capacità massima produttiva. Quindi noi possiamo semplicemente dire, no, immaginiamo, no, quanto è quindi f di x uguale a x. Se il reddito è uguale a, cioè se la domanda è uguale a 10, quanto producono le imprese? 10. Se il reddito è uguale a 100, quanto producono le imprese? 100. Va bene? Se il reddito è uguale a 1000, quanto producono le imprese? 1000. Ok? Abbiamo detto domanda aggregata. Abbiamo domanda aggregata e la quantità totale di beni e servizi. Abbiamo detto che c'è la spesa per consumi, la spesa per investimenti e la spesa pubblica. Non abbiamo ancora accennato al saldo della bilancia commerciale, ovvero alle esportazioni meno le importazioni. Però diciamo, voi dovete solo sapere che ci sono e va bene così. Allora, possiamo pensare che il prodotto Y si trova in equilibrio quando la quantità di beni offerta è uguale a quella alla quantità di beni domandata, desiderata. E allora, che cosa si può immaginare? No? Si può immaginare, come c'è scritto qui, che l'offerta si adegui alla domanda grazie a variazioni non desiderate delle scorte. Cosa vuol dire questo? Immaginate che la domanda sia uguale all'offerta. Allora siamo in equilibrio e siamo a posto. Ma se improvvisamente la domanda, vedete, domanda aggregata è minore dell'offerta, che cosa succede? Che le imprese improvvisamente si trovano ad avere delle scorte non desiderate.
Ma questo qui induce le imprese a ridurre la produzione. Al contrario, se la domanda aggregata è maggiore dell'offerta, si riducono le scorte e le imprese aumentano la produzione per integrarle. Se le scorte sono uguali, scusate, andate troppo avanti, troppo veloce, se le scorte, cioè diciamo, se la domanda è uguale a quello che le imprese hanno messo sul mercato, evidentemente hanno prodotto, scusate, evidentemente le scorte aggiuntive, cioè diciamo le scorte, diciamo, non variano, perché chiaramente poi le... sì. Però scusi, un chiarimento. Sì. Dimmi. La domanda aggregata è quello che viene domandato, ovvero la spesa per acquistare beni e servizi da parte delle imprese, delle famiglie e dello Stato. Le imprese che cosa domandano? Che cosa acquistano le imprese? Acquistano investimenti, acquistano ad esempio un trattore, acquistano un computer, acquistano un robot. Quella è la domanda che fanno le imprese. I consumatori vanno a fare la spesa, acquistano dei viaggi, acquistano una vacanza. Quella è una domanda di beni di consumo. La spesa pubblica e la pubblica amministrazione acquista beni e servizi. Quella è la domanda, va bene? La domanda è di... sì? La domanda è C più I più G. Ok, la spesa di beni e servizi delle famiglie per consumi, la spesa di beni di investimento delle imprese e gli acquisti della pubblica amministrazione. Consumatori, imprese e spesa pubblica. Sono gli acquirenti che desiderano comprare un certo ammontare di beni. Cosa che ipotesi facciamo? Che l'offerta sia sempre in grado di soddisfare la domanda. Ok? Ovvero che l'offerta sia, se volete, sempre maggiore della domanda. Come fa l'offerta a soddisfare questa domanda? Evidentemente ha delle scorte in magazzino. Quindi oggi le imprese producono 10. Anzi, io produco 3 trattori. Se vengono degli agricoltori e mi domandano 4 trattori, io vendo i 3 trattori che ho prodotto oggi e in più vado in magazzino e vendo un trattore che avevo di scorta. Se invece io produco 3 trattori e gli agricoltori ne vogliono acquistare 2, quel trattore va a finire nelle mie scorte, quindi aumentano le scorte. Sono stato più chiaro? Sì, perfetto, adesso è chiaro. Ok, allora, grazie. Ecco, di conseguenza che cosa succede? Per noi come contabilizziamo quelle scorte? Quelle scorte noi le contabilizziamo come un investimento. È chiaro che in questo caso è un investimento non desiderato, perché se io ho prodotto 3 trattori per vendere 3 trattori, mi trovo a venderne 2 e quindi involontariamente mi trovo a metterne uno di scorta in magazzino. Se invece oggi produco 2 trattori e invece gli agricoltori me ne domandano 3, ne acquistano 3, che cosa succede? Uno lo prende dal magazzino e allora involontariamente si sono ridotte le scorte di trattori che avevo in magazzino. E allora che cosa faccio? L'anno successivo magari produco per il magazzino per reintegrare le scorte. Ok? Questo qui serve semplicemente per dare un elemento di maggior realismo, no? Perché sennò sembra strano che uno dica che le imprese sono capaci di soddisfare qualsiasi domanda che viene fatta nell'ambito dei limiti della capacità produttiva, perché l'aggiustamento delle scorte è qualcosa di importante, va bene? Posso andare avanti? Sì, allora qualcuno mi ha chiesto se le slide sono presenti sui learning, mi sembra di sì. Comunque poi controllo, appena finiamo la lezione le metto. Questa qui la saltiamo perché oggi facciamo questa lezione un po' più di metodo, perché queste sono tutte cose facili. Allora, quindi possiamo andare qui.
La domanda aggregata. La domanda aggregata abbiamo detto la possiamo disegnare come questa curva, C più I più G. Ok? Quindi questa qui, questa domanda aggregata, C più C segnato più C per Y più G più I. E se volete possiamo aggiungere anche le esportazioni nette. Ma anche se no, no, che cosa sono le esportazioni nette? Le esportazioni nette sono dei beni che noi, quindi la differenza tra le esportazioni e le importazioni, cioè la domanda che viene fatta dall'estero per beni prodotti in Italia, meno la domanda di beni che noi importiamo. Però noi questo qui, diciamo, al momento non è particolarmente rilevante. Ok? Quindi noi questa parte qui abbiamo detto C segnato più G più I, noi la chiamiamo A, e quindi alla fine ci rimane che questa domanda aggregata è data da un certo ammontare A più C per Y. Bene? E quindi quando C per Y, questa è la spesa autonoma, è uguale ad A. Poi dobbiamo aggiungere questa cosa, questa ipotesi che noi abbiamo fatto, ovvero che le imprese, ecco, quindi noi abbiamo, diciamo, questo sistema di tre equazioni. L'offerta aggregata, le imprese offrono una qualsiasi quantità. La domanda aggregata è data da A più CY. Quindi noi possiamo mettere a sistema e scrivere y uguale a c più a più cy. La domanda aggregata, se noi qui scriviamo la y, quindi al posto della y scriviamo, scusate, al posto sull'asse della x mettiamo la variabile y, è chiaro qui? Ok? Quindi questa qui è come se noi scrivessimo con i nostri ricordi di matematica y uguale x. Poi questa qui è come se noi scrivessimo, questa è la nostra y, una nostra variabile, scusate. F di x uguale x. Questo è come se scrivessimo g di x uguale a più cx. Ci siamo? Questa è questa equazione, questa è quell'altra. Quindi abbiamo la F e la G. La F è questa e la G è quest'altra. È chiaro ora? Quindi l'offerta F di x è uguale a x. E la domanda, c'è un po' di ritardo, la domanda che chiamiamo g di x è uguale a A più cx. Allora noi cosa facciamo? Banalmente, quando noi li mettiamo a sistema, graficamente che cosa vuol dire? Vuol dire quindi trovare il punto di intersezione. Ok? Questo qui è l'equilibrio del modello della croce keynesiana. Vedete, questa è una specie di croce un po' storta, però si chiama Keynesian Cross, il modello reddito spesa, in cui si stabilisce qual è il livello di reddito di equilibrio. E se voi andate a vedere, no? Se voi mettete OA uguale a DA, che cosa otteniamo? Otteniamo esattamente quello che avevamo fatto prima, Y uguale ad A più C per Y. Quindi noi quando risolviamo, quindi y uguale a c più y, quando risolviamo cosa facciamo? Troviamo y che moltiplica 1 meno c uguale ad a, y uguale a diviso 1 meno c. Vedete? Penso che sia chiaro. Allora, quando risolviamo, quando quella cosa che abbiamo fatto prima, così un po' a caso, senza capire bene che cosa stessimo facendo, y uguale a più cy, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo esattamente trovato questo punto di equilibrio. Questo punto, quanto è effettivamente il nostro reddito, che è anche la nostra domanda, che è anche la nostra offerta. Ok? Quindi che cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo cercato di capire
l'effetto moltiplicativo. Che cosa succede quando vi è uno stimolo da parte della domanda all'economia? Perché questo ci è servito per capire appunto questo aspetto del consumo e del risparmio e via dicendo. Ok? Poi abbiamo trovato questa formula in qualche maniera, in maniere diverse, y uguale a diviso 1 meno c, e quindi alla fine, no, abbiamo capito che cosa vuol dire fare y uguale a diviso 1 meno c, ovvero abbiamo capito che significa trovare quello che è il reddito di equilibrio. L'ultimo passo, abbiamo soltanto 3 minuti, ma ce la facciamo a farlo, l'ultimo passo è quello di completare e vedere questo aspetto del meccanismo moltiplicativo. Perché noi cosa abbiamo fatto? Vedete, intanto qui che cosa succede al di sotto per livelli di reddito inferiori, no? Rispetto se noi prendessimo un reddito pari a questo, cosa abbiamo? Abbiamo che l'offerta aggregata è minore, questa qui offerta è minore, scusate, la domanda, questa è la domanda. Quindi questa è la AD, quindi la domanda aggregata, e questa è l'offerta aggregata. La domanda aggregata è maggiore della offerta aggregata. E allora avviene quel meccanismo di decumulo delle scorte, se volete. Allora, appunto modello della croce keynesiana. Quindi questo. Andiamo avanti, abbiamo visto che cos'è il moltiplicatore, poi la prossima volta rifacciamo tutto velocemente. A questo punto l'ultimo passo è quello di... Eccolo. Ok, fino a qui è chiaro? In quel punto A, che è il punto di intersezione, abbiamo l'equilibrio, abbiamo che l'equilibrio tra domanda e offerta. Che cosa succede quando aumenta la spesa autonoma? Quando le imprese acquistano un trattore in più del solito. Che cosa succede? Abbiamo detto che aumenta che cosa? Aumenta ad esempio i. Oppure possiamo pensare che aumenti la spesa pubblica, G. L'amministrazione pubblica decide di asfaltare una strada. Allora, che cosa vuol dire che aumenta questo? Vuol dire che aumenta la nostra ordinata all'origine. Il nostro propensione marginale al consumo non cambia, è chiaro? Perché abbiamo detto che è un parametro, abbiamo immaginato che sia un parametro. E in effetti la propensione marginale al consumo è una grandezza relativamente stabile. Che cosa succede, vi domando, se aumenta A? No, aumenta l'ordinata all'origine. Quindi cosa vuol dire? Che la curva trasla verso l'alto di un certo ammontare. Di quanto trasla verso l'alto? Esattamente dell'ammontare dell'incremento di domanda, che nel nostro esempio era 1000. Ok? Allora cosa vedete? Vedete qui? Quindi innanzitutto il reddito aumenta di 1000. 1000 è la distanza tra B e C. Ok? Allora perché? Perché la domanda aumenta di 1000 e l'offerta si adegua vendendo una quantità in più corrispondente a BC. Questo aumento di BC, aumento di 1000, diventa subito reddito. Se diventa subito reddito, vedete? La domanda si accresce. Di quanto si accresce la domanda? Di 1000 per 0,8, ovvero di 800. In questo grafico chiaramente quella freccia, la freccia AB, se la freccia AB dovrebbe essere 1000, la freccia DC dovrebbe essere 800, chiaramente diciamo non, è molto più piccola nel disegno che abbiamo fatto, no? La propensione marginale al consumo del disegno è molto inferiore, però facciamo finta che AB sia uguale a 1000, vi torna qui, AB uguale 1000 e quindi invece DC uguale il nostro 800.
Allora possiamo andare avanti, ho proprio quasi finito, scusatemi. A questo punto che cosa abbiamo? Abbiamo che la domanda, l'offerta si adegua e in effetti riesce a vendere, riesce a soddisfare la domanda e vende 800 in più. Allora uno può immaginare che questo processo continui, abbiamo detto che questo processo continua finché al limite tendiamo al nuovo equilibrio E'. Ok? Allora che cosa succede? Vedete, da Y andiamo a Y'. Allora che cosa è successo? Che nel primo passaggio siamo andati da questo y, y0 a y1. Va bene? Tutto male scritto. Y1. Poi un altro pochino, poi un altro pochino, poi un altro pochino, poi un altro pochino, sempre meno, finché alla fine il processo dovrebbe convergere verso il nostro nuovo punto di equilibrio. Ok? Vedete esattamente quello che abbiamo fatto qui. Vabbè, ora stacchiamo la registrazione.